Grazie mille, grazie per a chi partecipa, grazie all'organizzazione per avermi permesso di essere qui e grazie della bellissima presentazione. Spero di non deludere le aspettative, questa sarà una conferenza molto divulgativa, introduttiva, quindi spero di non annoiare nessuno. Al contempo, se ci fosse qualche esperto, qualche interessato fra il pubblico, è veramente invitato a fare domande, porre quesiti che ai quali cercheremo di rispondere nel miglior modo possibile. Ho pensato di introdurre questa conferenza con le frasi di due grandi informatici che fin dagli albori dell'informatica e dell'intelligenza artificiale avevano già previsto il fatto che le macchine un giorno avrebbero potuto imparare. Arthur Samuel ci dice che il machine learning è la scienza di ottenere compiuti che possano agire senza essere stati esplicitamente programmati, e lo dice nel 1950. Perché che lo dica io ora è abbastanza scontato, ma nel 1950 bisognava essere dotati di una certa capacità di previsione. Negli anni 70 Paul Simon ci dice che l'apprendimento è qualunque processo attraverso il quale chi è sottoposto al processo possa migliorare le proprie performance attraverso l'esperienza. Ed è per questo che quando noi parliamo di apprendimento delle macchine abbiamo sempre in un qualche modo a che fare con l'esperienza. Che cosa intendiamo quando diciamo che una macchina può imparare? Allora, innanzitutto è una macchina che migliora le sue performance a seguito di una fase di addestramento. E allora la prima definizione formale di machine learning che troviamo nel 1997 da parte di Mitchell è la definizione che ci dice che un programma apprende dall'esperienza E con riferimento ad alcune classi di compiti T, perché chiaramente quando lo addestriamo, quando impariamo, ci poniamo l'obiettivo di imparare a risolvere una specifica classe di problemi, e con misurazione delle performance P, se le sue performance nel compito T, come misurato da P, migliorano con l'esperienza E. Ok? Allora, questo che cosa ci dice? Che innanzitutto dobbiamo circoscrivere il nostro campo d'azione, non possiamo pretendere di risolvere qualunque problema possibile. Una volta circoscritto il campo d'azione al problema T o alla classe di problemi T, definiamo un modo per misurare le performance. Se dobbiamo fare una previsione, ma anche fosse la previsione del tempo, dobbiamo poi poter dire se ci abbiamo azzeccato oppure no. Quindi un metodo per misurare le performance e un'esperienza E. L'esperienza E, in questo caso, possiamo pensarla come a un insieme di dati o di problemi che abbiamo già risolto, che il computer, la macchina nel nostro caso, può in un qualche modo elaborare. Migliorare con l'esperienza E, che significa che c'è un istante in cui la mia macchina, il mio algoritmo, ha delle determinate performance, aggiungo l'esperienza, queste performance migliorano, si spera. In questo caso diciamo che la macchina ha imparato. Quali sono le applicazioni attuali del machine learning? Io direi, pensate ad una cosa che usate quotidianamente e c'è del machine learning dentro. Ok? Cose un pochino più futuribili, tipo la macchina che si guida da sola, ma anche cose che usiamo quotidianamente. Pensate agli assistenti virtuali del cellulare. Chi ha gli Apple pensa a Siri, chi ha Windows pensa a Cortana, chi ha Android pensa a Google Now. Pensate ai traduttori automatici, che fino a qualche anno fa sembravano una cosa al di là delle possibilità dei computer. È bastato qualche anno, qualche nuova tecnica di machine learning, e non dico che la traduzione sia perfetta, assolutamente, ci mancherebbe altro, però sicuramente hanno raggiunto un livello di capacità sorprendente.
Possiamo pensare a tutte le tecniche di videosorveglianza, adesso si possono comprare molto facilmente delle videocamere che non solo riprendono, ma che ci segnalano anche casi che dovrebbero essere segnalati. Quindi hanno saputo riconoscere all'interno di un video, di un'immagine, un qualcosa di anomalo. Possiamo pensare a tutti i recommender system. Quando noi facciamo un acquisto online, che sia su Amazon, che sia sul sito di una casa editrice, che sia una ricerca di un video su YouTube, a un certo punto il sistema ci propone sempre qualcos'altro basato su dati che lui in un qualche modo ha raccolto. Quindi ci propone un video se siamo su YouTube, ci propone un nuovo acquisto se siamo su Amazon, ci propone un nuovo libro da leggere se siamo sul sito di una casa editrice. Questo perché? Perché riescono questi sistemi a raccogliere dati sull'utente che sta navigando e a manipolare questi dati in modo tale da suggerirci qualcosa in base al nostro profilo utente, se siamo degli utenti che hanno fatto login al sistema, oppure anche banalmente in base alle nostre ricerche passate. Potremmo continuare, per esempio, sono entrati a far parte della cronaca i sistemi che aiutavano i candidati delle elezioni americane, sia nelle ultime elezioni che soprattutto nelle precedenti, i sistemi che aiutavano a prevedere il sentiment, come lo chiamano loro, l'opinione degli elettori americani, e per questo suggerire ai candidati cosa dire, cosa fare, in quale contesto orientare la campagna elettorale, per esempio. Quando abbiamo a che fare con il machine learning, abbiamo a che fare con un settore che sta diventando piuttosto ampio a livello di ricerca e che quindi nel corso del tempo si è specializzato su diversi paradigmi di apprendimento. Quindi noi per esempio parliamo di supervised learning, apprendimento supervisionato, oppure di unsupervised, non supervisionato, oppure di reinforcement learning. Questi sono i tre paradigmi principali, quelli che cominceremo a chiamare classici, anche se abbiamo a che fare con un settore di ricerca piuttosto recente. Il supervised learning è applicato quando noi forniamo alla macchina, all'algoritmo, dei problemi già risolti e ci aspettiamo che guardando questi problemi risolti, poi la macchina sia in grado di risolverne uno nuovo senza aver bisogno di altre istruzioni. Unsupervised learning invece è quel particolare paradigma che ci permette di trarre informazioni su un insieme di dati su cui non conosciamo nulla. Abbiamo una montagna di dati e magari in questi dati vogliamo scoprire qualcosa. Per esempio, raggrupparli secondo i modelli utente. Questo è il classico problema che risolvevano con tecniche più di statistica che di intelligenza artificiale già anni fa. Le società che aiutavano essenzialmente le banche, ma anche per esempio le grandi compagnie di supermercati americane, a fare la segmentazione della clientela. Ed eravamo negli anni 70, quando ancora con i computer si poteva fare poco perché la capacità di calcolo era quella che era. Eppure già si faceva con tecniche statistiche. Quindi è stata, come dire, anche un po' l'evoluzione di tecniche già conosciute, già applicate da decenni. Il paradigma invece del reinforcement learning è quello che permette di, attraverso delle ricompense, permette di agire in maniera un pochino più diretta e quindi di direzionare le scelte dell'algoritmo e del programma. Nel reinforcement learning il caso più utilizzato è quello dei videogiochi. Okay? O dei giochi online, se noi pensiamo a un giocatore di scacchi, parlo di un giocatore virtuale, quello che potrebbe essere il nostro avversario nel computer, un giocatore di scacchi, oppure anche un giocatore virtuale del classico videogioco tipo Mario Bros, che ci venga in mente, il gioco di un personaggio che segue un percorso, raccoglie monete e tesori. Questi vengono tendenzialmente risolti con le tecniche di reinforcement learning.
Se andiamo un pochino più nel dettaglio e pensiamo all'apprendimento supervisionato, penso alla classificazione, che è il tipo di problema più noto all'interno della categoria dell'apprendimento supervisionato. E partiamo con un esempio, un filtro anti-spam. Il filtro anti-spam è una cosa che può essere anche molto intelligente. I filtri anti-spam non nascono con il machine learning, sia ben chiaro. I filtri anti-spam più semplici sono quelli che seguono una regola ben determinata. Se succede A, allora fai una certa cosa, oppure classifica questa email in un certo modo. Per esempio, se nel testo dell'email ci sono determinate parole chiave oppure altre caratteristiche che ci fanno pensare ad un testo fasullo, allora classifichiamo subito la mail come spam. Ma questo ci siamo resi conto nel corso del tempo che non bastava. Perché? Perché le regole predeterminate, se è verificata una certa ipotesi, allora usa un certo comportamento, falliscono nella maggior parte dei casi, perché basta in un qualche modo, diciamo fra virgolette, fregare l'antecedente della regola, l'ipotesi della regola, che l'azione non viene più eseguita. Ok? Quindi, per esempio, i primi filtri anti-spam andavano a vedere l'oggetto dell'email. Chiaramente fregarli era facile. I filtri anti-spam adesso sono in alcuni casi imbattibili proprio perché ragionano su tantissime caratteristiche delle email, non soltanto sull'oggetto oppure l'indirizzo da cui proviene o cose facilmente determinabili. Vengono allenati attraverso appunto degli esempi, e noi continuiamo sempre ad allenarli, perché la maggior parte dei sistemi di posta, quando c'è una spam e noi gli diciamo che non avrebbe dovuto metterla nella spam, o una spam che il sistema non ha riconosciuto e gli diciamo che è spam, lui in quel momento impara perché gli stiamo dando un'informazione in più. Come fa un sistema basato su machine learning a riconoscere le spam? Si prende una serie di oggetti già classificati, ovvero questi sarebbero i problemi già risolti che citavo prima. Lui vede tantissime email già classificate come spam o come non spam. Le passa al sistema, all'algoritmo di allenamento, perché noi stiamo allenando la nostra macchina ad eseguire un compito. È come l'atleta che, grazie al suo allenamento, diventa via via sempre più bravo. Là le performance le misuriamo, per esempio, con il cronometro o con l'altezza dell'asta. Qua le misuriamo in termini di accuratezza. Quante volte, scusate il termine, ci ho azzeccato e quante volte invece ho sbagliato. Quindi, dall'algoritmo di training, che cosa esce? Esce un modello allenato a risolvere quel particolare problema. Ora, io lì ho messo banalmente, non so se si riesce a vedere anche dal fondo della sala, ho messo un esempio di una rete, che è un po' l'idea della rete neurale, ok? Che poi vedremo con un pochino più di dettaglio successivamente. Ho messo l'esempio della rete, ma chiaramente può essere un modello fatto anche diversamente. E poi vediamo anche qualche citazione. Questo modello, una volta che è allenato, che cosa può fare? Viene preso tal quale, inserito all'interno di un programma abilitato a riconoscere le mail, spam o non spam, per esempio il nostro programma di gestione della posta elettronica, vengono passati al modello degli esempi che non sappiamo se sono spam o non spam, e il sistema a quel punto li classifica e ci dice chi è spam e chi non lo è. E infatti noi che cosa vediamo sul programma di posta elettronica? L'etichetta spam aggiunta dal programma in quel momento, perché secondo lui e secondo l'insieme di dati su cui è stato allenato, quell'email era una spam.
Allora, questo è un esempio, chiaramente i campi di applicazione possono essere molto diversi, gli input possono essere delle immagini, possono essere dei dati relativi a dei pazienti in un ambito medico, possono essere i dati relativi ad un esperimento scientifico, possono essere i dati di rilevamenti di tipo geologico, di tipo idrogeologico, possono essere dati relativi a qualunque tipo di problema. L'unica cosa che rimane fissa, diciamo, nel settore e nel paradigma dell'apprendimento supervisionato, in particolar caso della classificazione, è che dobbiamo avere a priori un insieme di dati allenati, già classificati. Dobbiamo avere a disposizione un algoritmo da poter allenare e poi, una volta allenato, se allenato adeguatamente, il sistema sarà in grado di decidere su nuovi problemi e mai visti prima con un certo livello di accuratezza, a seconda di quanto è stato allenato. Se proseguiamo invece nell'ambito dei paradigmi, poi torneremo nel campo della classificazione, l'apprendimento non supervisionato, vediamo in particolare il problema del clustering, che è il problema più noto. Per esempio, la creazione di modelli utente. Anche qui, abbiamo bisogno di dati, tanti dati, più sono, meglio è. Anche perché non si impara in 448. Anche noi, no? Noi quando impariamo, più ci alleniamo e più siamo capaci. Se avessimo fatto un'unica equazione in vita nostra, probabilmente non saremmo capaci di risolverle. Dopo averne fatte tante, uno diventa più bravo, si spera. Quindi tanti dati per allenare il sistema, un algoritmo che in questo caso è diverso da quello di prima, non solo perché è diverso il modo in cui si allena, ma perché è diverso l'obiettivo. Noi qui non abbiamo dati già classificati, non sappiamo nulla su questi dati, ce ne abbiamo soltanto tanti. Nel momento in cui decidiamo di analizzarli, proviamo a raggrupparli, per esempio, secondo certe caratteristiche oppure secondo certi modelli utente. Voi considerate che questo è tendenzialmente il lavoro che si fa quando si deve fare una categorizzazione di qualcosa e per cui a priori non sappiamo nulla. Se conosciamo le classi a priori e abbiamo dati già classificati, facciamo classificazione. Se non sappiamo nulla sui dati e quindi vogliamo fare all'inizio un'indagine conoscitiva, iniziamo con il clustering per vedere, per esempio, quali potrebbero essere questi gruppi. Infine, dei tre paradigmi principali che abbiamo citato, reinforcement learning, questa immagine è rappresentativa un po' dell'idea. Io agisco, posso avere reinforcement learning sia nell'ambito supervisionato che nell'ambito semisupervisionato. L'importante è che ci sia il concetto di ricompensa. Pensate all'addestramento dei cani che si fa solitamente. Se il cane fa la cosa giusta per la quale viene allenato, allora gli si dà lo zuccherino, comunque il premio, in modo tale che lui è automaticamente, anche se nel caso del cane non è la parola giusta, portato a riprodurre quel comportamento. Stessa cosa, e tendenzialmente lo applichiamo ai giochi. Poi recentemente abbiamo anche due altri paradigmi. Il paradigma dell'active learning e il paradigma dell'online learning. Nel primo caso abbiamo la possibilità che il sistema faccia una domanda al supervisor, a quello che ne sa fino a quel momento più di lui, quindi a quello che è l'esperto del problema. È come lo studente che fa la domanda al proprio docente per chiarire una cosa. Se c'è un dato che magari non era stato classificato bene, oppure che per il sistema, adesso semplifichiamo un po' la cosa, per il sistema aveva bisogno di avere più informazioni, allora fa una domanda all'utente. L'utente risponde, perché l'utente deve essere un esperto del dominio, e nel momento in cui risponde, la risposta viene utilizzata dall'algoritmo per migliorare se stesso. Oppure l'online learning. Noi abbiamo macchine sempre più potenti, è vero, però ci piace risolvere problemi sempre più grandi.
Quindi tendenzialmente la capacità computazionale non ci basta mai. Ok? E che cosa succede? Che vogliamo, siccome abbiamo sempre parlato di tante grandi quantità di dati, più il problema è difficile, più questi dati di allenamento devono essere tanti. E se sono tanti, tanti tanti, da non stare per esempio nella RAM, il problema non potrebbe essere risolto con le tecniche usuali. Allora abbiamo imparato anche a costruire dei modelli che prendono questi dati in streaming. Li prendono di volta in volta, ogni volta un pochino, e mentre prendono i dati si allenano. Siccome non li possono prendere tutti insieme, perché banalmente non stanno in memoria, sono talmente tanti che anche se il computer è potente non stanno in memoria. E allora ne prendiamo un po' per volta. Ne prendiamo un po' per volta e nel frattempo alleniamo la macchina. Ora, per fare un'illustrazione un pochino più nel dettaglio, ma senza chiaramente vedere algoritmi, codice o cose di questo tipo, citiamo innanzitutto quali sono i metodi e gli algoritmi più utilizzati, per esempio nella classificazione, che è il problema un po' più facile da capire ed è anche quello più comunemente risolto. Abbiamo alberi di decisione, reti neurali, algoritmi basati sul concetto di vicinanza dei dati, modelli matematici chiamati macchine a vettori di supporto e infine modelli probabilistici di tipo bayesiano. Allora, gli alberi di decisione sono un po' quello che ci immaginiamo se io dico questa parola, nel senso che costruiamo un albero in cui i nodi dell'albero sono appunto dei quesiti che ci facciamo sui dati. In base alla risposta a questo quesito, percorriamo un ramo dell'albero oppure un altro. In fondo a questa serie di quesiti sui dati c'è la risposta, ovvero la classe a cui dovrebbe appartenere il dato che stiamo analizzando. Quindi immaginiamo proprio una struttura d'albero con dei nodi. Dai nodi escono dei rami, che sono le risposte al nostro quesito. I rami possono essere anche molto profondi, quindi avere un'altezza dell'albero particolarmente significativa, e posso avere anche tantissime foglie. Le foglie sono appunto la terminazione di un percorso dove troviamo appunto la classe. E questo è un modello che piace molto, anche se non è sicuramente il modello più performante. È uno di quelli che ha raccolto più consensi all'interno della comunità, perché è un modello di facile interpretazione. Se io guardo l'albero, dentro il nodo trovo questo valore del dato è maggiore di 20? E allora seguo un percorso. Quindi il modello che si costruisce è interpretabile anche dall'umano. E questo piace, perché se io devo modellare dei dati, l'esperto del dominio vuole un po' il controllo della situazione. Poi per esempio abbiamo le reti neurali, che invece sono sotto certe caratteristiche un po' il contrario, perché le reti neurali in fin dei conti sono delle black box, sono delle scatole nere in cui diamo un input e ci aspettiamo un output. Non abbiamo nessun controllo, fra virgolette, parlo di controllo a livello interpretativo, di quello che succede dentro, perché alla fine la rete neurale è un modello matematico, fa dei calcoli, ha dei nodi su cui passano i dati, questi valori vengono trasformati e alla fine ci viene data la soluzione. Poi vediamo in questo caso qualche dettaglio in più. Gli altri tipi di algoritmi, di metodi che ho proposto in questa slide lavorano in altro modo. Per esempio le support vector machines sono sempre dei modelli matematici che cercano degli iperpiani in uno spazio n-dimensionale. I sistemi bayesiani sono sistemi di tipo probabilistico, si fanno un po' di conti, un po' di stime, poi si dice qual è la probabilità che il dato appartenga a questa classe piuttosto che a quest'altra, e la classe che ha la probabilità più alta viene restituita come risultato. Invece il modello KNN è un tipo di algoritmo che si basa invece sul concetto di vicinanza. L'idea è: rappresentiamo questi dati come punti in uno spazio n-dimensionale e poi andiamo a vedere un nuovo dato
che non di cui non sappiamo qual è la classe di appartenenza, e lo posizioniamo in questo spazio. Chi c'ha vicino a sé? Andiamo a vedere le classi dei suoi vicini e in base alla maggioranza, o più o meno pesiamo in un qualche modo questi risultati, e in base ai risultati dei vicini classifichiamo il nostro dato. Anche questo è un approccio che all'inizio ha permesso ai ricercatori di ottenere risultati bellissimi, ma si sta via via, a meno che nel frattempo non ci inventiamo qualcosa di nuovo, si sta via via un po' abbandonando, perché richiede per esempio che tutti i dati stiano in memoria. E anziché come gli alberi di decisione e le reti neurali, per cui c'è un allenamento, la costruzione di un modello, e poi la fase di allenamento l'abbandoniamo, prendiamo il modello allenato e usiamo soltanto quello, nel caso dei algoritmi... Questa è la dimostrazione che parlo troppo? Adesso torno. Allora, scusate, nel frattempo sono andata avanti. Ecco, chiudo. Quindi il KNN è l'algoritmo e il metodo che, siccome richiede tutti questi dati in memoria e tutte le volte deve ricontrollare le distanze del punto nuovo che vogliamo classificare da tutti gli altri, non è una tecnica particolarmente efficiente, soprattutto considerate le dimensioni dei dataset attuali. Ora, di tutti questi ho deciso di fare un focus sulle reti neurali, un po' perché è il modello che probabilmente affascina di più, no? Per questa similitudine che è sempre stata fatta con il cervello umano, con il sistema umano. E poi perché possiamo vedere una demo di un programma che hanno sviluppato i miei studenti del corso di base di dati e data mining, e quindi faremo questo focus qua. Allora, le reti neurali sono un modello computazionale ispirato alle reti neuronali umane, quindi al nostro sistema nervoso. E l'idea è la stessa, cioè l'ispirazione è servita a questo, l'idea di avere delle semplici unità computazionali collegate fra di loro, che possano nel complesso dimostrare un comportamento appunto complesso, a dispetto della semplicità delle singole componenti. L'importanza delle singole connessioni è poi gestita attraverso un insieme di pesi, quindi abbiamo delle connessioni pesate, perché un certo percorso, una certa connessione può essere più importante rispetto ad un'altra. Allora, questo potrebbe essere un esempio di rete neurale. Abbiamo dei nodi, appunto, questi nodi sono delle piccole entità computazionali, non fanno niente di che, fanno, chiamola così, ricevono degli input e restituiscono degli output. Il livello più in basso è quello che chiamiamo di input, ovvero, poi viene seguito, fornisce informazione a una serie di livelli nascosti. Dico serie di livelli nascosti perché possono variare in quantità moltissimo, da 0 a qualche centinaio. E poi il livello di output, ovvero il livello che ci darà una risposta. Quindi il livello di input è il punto di ingresso dei dati. Poi c'è la fase di calcolo, di elaborazione all'interno dei livelli nascosti, e infine, una volta arrivati all'ultimo livello di output, abbiamo il risultato, che nel particolare caso della classificazione sarà l'assegnazione delle classi. Allora, che cosa succede all'interno della rete? Possono succedere varie cose a seconda del tipo di rete. Questo è un esempio di rete feed forward, cioè una rete in cui i calcoli vanno solo in avanti. Si va dall'input, si prosegue di livello in livello finché non si arriva al livello di output e li finisce. Poi in realtà ci sono tanti altri tipi di reti neurali, reti ricorrenti, reti che gestiscono una memoria, reti che per ogni livello fanno attività diverse, perché questi livelli non sono tutti uguali fra di loro come io l'ho rappresentato in figura. Quindi possiamo avere anche modelli particolarmente complessi. Anzi, grazie a questi modelli particolarmente complessi, le reti neurali sono tornate, diciamo, di moda nell'ambito della ricerca sul machine learning, dove dopo che
diciamo, come dire, negli anni 90 avevano avuto un po' di decadimento. Ora non me ne voglia se c'è qualcuno fra di voi che lavora con le reti neurali, però quello che effettivamente è successo è che, diciamo, a metà degli anni 90 si è visto che aumentando il livello di profondità della rete, ovvero aumentando questi livelli tantissimo, la rete non è vero che imparava di più, perché il modello comunque entrava in minimi locali, in punti in cui di stallo, e il sistema non continuava a imparare. Poi qualcuno, come al solito, ha avuto l'idea geniale, ha pensato a tipi di rete che avessero all'interno dei modelli di livelli diversi, e si è inventato il deep learning. Il deep learning è adesso la frontiera del machine learning. Ok, non mi sono avventurata oltre, però mi piace citarlo, perché se qualcuno è come dire, un po' competente o comunque interessato all'argomento, se adesso vuole studiarsi la frontiera del machine learning, deve cercare appunto nell'ambito del deep learning. Deep nel senso di profondo. Profondo perché, se pensiamo alla rete neurale, se i livelli della rete aumentano, la rete si dice più profonda, ok? Più profonda perché? Perché sono stati inventati meccanismi diversi, tipi di nodi diversi da quelli che vediamo qua nella rete. Voi considerate che il modello del percettrone, parlo del percettrone come nodo della rete neurale artificiale, è un modello del 1943. Ora, chiaramente nel 1943 hanno fatto il modello teorico, ok? Che poi via via nel corso del tempo è stato implementato e sviluppato. Quindi dal 1943 ad oggi ne hanno fatta di strada e ne continuano anche a fare. Quindi, livello di input, livelli nascosti, livello di output. Questo è il modo in cui si usa la rete. Quindi una volta che la rete è stata allenata, che io ho questo modello con tutti questi pesi, con tutti i numeretti sugli archi, posso usare la rete neurale. Ma come l'addestro? Allora, immaginiamo che questa sia la rete. Ho utilizzato uno sviluppo orizzontale anziché in verticale per questioni di praticità, ma esattamente la stessa cosa. Qui abbiamo il livello di input, in fondo abbiamo il livello di output. Allora, l'inizio, io devo lavorare con questi pesi e devo trovare i pesi ideali. Immagino di aver già deciso, secondo qualche criterio, come è fatta a livello topologico, quindi a livello di struttura, questa rete. Okay? Ho messo dei puntini per non usare una struttura ben definita. Chiaramente posso avere quanti voglio livelli di input, quanti voglio livelli nascosti con un numero di nodi in ogni livello diverso e il livello di output con tanti nodi diversi. Il numero dei nodi in input e in output è tendenzialmente determinato dal problema, però per quanto riguarda i livelli nascosti posso agire arbitrariamente, posso averlo anche vuoto, posso avere anche i nodi di input direttamente collegati con quelli di output, ma che succede chiaramente? Che le capacità di apprendimento saranno inferiori, ok? Perché il modello sarebbe lineare, sarebbe, come dire, diretto, troppo semplice per risolvere determinati problemi. Comunque, io devo decidere, una volta determinata la struttura della rete, devo decidere quali sono i valori dei pesi. E che faccio quando non so che fare? Mi tiro a caso. Quindi parto con un'inizializzazione casuale dei pesi. Ho messo tutti i numeri decimali perché tendenzialmente questi numeri stanno fra 0 e 1, ok? Vengono tutti normalizzati e stanno tutti fra 0 e 1. Ok, una volta decisi i pesi in maniera casuale, questo in realtà sarebbe un modello già pronto, perché sarebbe la rete pronta. È chiaro che equivale al modello casuale, appunto quello di classificare un oggetto in maniera senza conoscere nulla e tirando a sorte. E allora che faccio? Ho fissato questi valori, a quel punto con questi valori fissati passo i miei dati. Passo i miei dati, li faccio procedere fino all'output e che cosa ottengo? Otterrò un valore. Questo valore sarà, nella maggior parte dei casi, diverso da quello che mi aspetto.
aspetto. Per me il valore atteso è quello che conosco perché sono in ambito di apprendimento supervisionato. Quindi mi accorgo subito che al primo giro farò una quantità di errori. E grazie a questi errori, io che cosa posso fare successivamente? Li calcolo, li propago all'indietro e nel mio algoritmo ho un modo per aggiornare i pesi in base agli errori che faccio. Quindi io propago all'indietro gli errori fin tanto che non aggiorno, fin tanto che non aggiorno i pesi nella rete e dopo aver fatto una serie di passi prefissati, possono essere 10, 100, 1000, 10.000, ok? Un numero di passi prefissato, oppure nei vari, nelle varie fasi ottengo un errore, quello che avevamo, quello che avevamo calcolato qua, se questo errore a un certo punto diventa più piccolo di quello che sono disposta ad accettare, allora mi fermo. Il numero dei passi tendenzialmente da fissare è sempre necessario perché non abbiamo una garanzia di convergenza. Quindi non sappiamo a priori se il nostro sistema funzionerà o meno, ma l'esperienza ci dice che se la topologia della rete è buona, se il meccanismo di apprendimento, quindi il modo sostanzialmente in cui uso gli errori che faccio è buono, se il problema è risolvibile, allora la rete neurale ci riuscirà. È chiaro che le ipotesi sono tante, perché ho detto se la topologia è giusta, se l'algoritmo di apprendimento è giusto, se il problema è risolvibile, insomma non è così banale, però se questo insieme di ipotesi sono verificate, la nostra rete neurale otterrà il risultato che ci aspettiamo. E vorrei a questo punto farvi vedere una demo. Allora, poi così possiamo anche chiudere. Allora, pensiamo ad un problema che ci piace, problema abbastanza antico nell'ambito del machine learning, perché è la capacità di una macchina di riconoscere cifre scritte a mano. Il problema era stato posto inizialmente alla comunità scientifica dal sistema di poste telegrafi inglese, che aveva un sistema di CAP, di zip code, già evoluto negli anni 60-70, e a un certo punto ha detto: ma io non voglio riconoscere queste cose a mano, voglio che una macchina lo faccia per me. E quindi da qui sono stati sviluppati i primi algoritmi. Allora noi vedremo, appunto, nell'ambito della classificazione, il riconoscimento di numeri scritti a mano, e vedremo un programma, una piccola demo. Noi non vedremo la rete neurale, perché la rete neurale è un modello che sta all'interno del computer, ok? Noi che cosa vedremo? Che daremo in pasto al programma dei dataset, e lo faremo con tre differenti dataset. Un dataset piccolo, contenente records, un dataset medio contenente 120 records e un più grande contenente 1044 records. Che cosa ci aspettiamo obiettivamente? Che una volta allenata la rete con soli 10 records, insomma, non è che andrà tanto bene. Con quella, il modello allenato con 120 records già farà qualcosa meglio. Il modello allenato con 1044 records farà ancora meglio. Considerate che il dataset di allenamento tipico per questo problema contiene 60.000 immagini, ok? Quindi anche quello allenato con 1044 record non ci aspettiamo che sia perfetto. Quindi alleneremo la rete con questi, chiamiamoli training set, insiemi di allenamento, e poi con i modelli costruiti su questi set valuteremo la rete su un test di 30 immagini, sempre lo stesso, perché per poter dire che un modello è migliore di un altro dobbiamo verificarlo sullo stesso insieme di immagini. Ok, allora innanzitutto permettetemi di ringraziare gli autori di questo programma, che sono Gabriele Di Bari e Mirko Tracolli, sono qua in sala,
perché l'hanno realizzato e sono fra l'altro due neodottori magistrali in informatica, freschi freschi di laurea da una decina di giorni, che fra tutte le altre cose hanno realizzato anche questo programma. Allora, adesso cercherò di essere più veloce possibile, però non vedo sul mio schermo, quindi devo un po' adeguarmi da qua. Allora, se il programma non funziona non è colpa mia chiaramente, è colpa degli studenti. Ok, allora intanto è partito. Allora, passiamo i dataset, ok? Li ho già preparati qua, speriamo di ritrovarli. Ok, qui abbiamo il nostro small e qui adesso, cliccando qua, abbiamo la fase di training. Allora, nel primo caso sarà una cosa velocissima perché con soli 10 esempi, chiaramente lui deve fare avanti e indietro su questa rete con questi 10 esempi, è velocissimo. Ok, ha già fatto, noi diamo un nome a questo modello, lo chiamiamo... Sì, scusate. No, purtroppo. Allora, il dataset è l'insieme di dati scritti a mano ed è composto. In questo caso, quando noi abbiamo preso questo primo dataset, da soli 10 esempi. Sono 10 immagini di numeri scritti a mano, di cui conosciamo però il risultato. Quindi ci abbiamo un'immagine per lo 0 e ci abbiamo scritto vicino 0, uno per l'1 e ci abbiamo scritto 1 e via dicendo. Okay? Quindi questo è l'insieme di dati già risolti, di problemi già risolti con cui il nostro sistema si è allenato. E lo chiamiamo modello 1. E clicchiamo su ok. Poi adesso facciamo subito l'allenamento del secondo. Andiamo a prendere il nostro file, questo qua, che abbiamo chiamato Medium. E qui già avete visto che è sempre stato comunque molto veloce, perché 100 dati se li mangia, e lo chiamiamo modello 2. Prendiamo poi anche l'altro. Allora, non mi pare fosse questo large, però adesso... Scusate un secondo. Ok, mi piaceva più questo. Scusate, lo sposto. Ok, quindi prendiamo questo. Vedete? Adesso già ha messo un pochino di più. Lo chiamiamo modello 3. Ok, adesso andiamo a vedere come si comportano questi dati nel nostro test. Allora, apriamo il nostro test. Ok. Prendiamo direttamente questo con 30 immagini. Quindi vedete, queste sono le immagini che sono state acquisite. Per il momento sono tutte untested, ok? E ora ci aspettiamo che il sistema ci dia una risposta per ognuno di esse. Noi vediamo direttamente il risultato, perché noi adesso per esempio chiamiamo il modello 1, quello che avevamo addestrato con sole 10 immagini. Ok, lui ha già fatto, perché alla fine... Applicare una rete neurale è molto semplice matematicamente parlando. Okay? Non vorrei essere sbrigativa e dire che sono 4 conti, però per reti con una profondità limitata come quelle utilizzate in questo problema è semplice. E allora che cosa vediamo? Vediamo che i casi più eclatanti lui l'ha risolti bene. Ha riconosciuto che questo è un 7, questo è un 2,
questo non ha riconosciuto che ho 9. Questa stessa cosa, quindi vedete, con i 9 pare avere un po' di difficoltà. Che vuol dire? Cioè, che cosa ipotizzo io di questi risultati per la prima volta? Che il 9 con cui è stato allenato era brutto. Era un 9 veramente brutto e quindi lui non ha saputo, vedendo quel 9, riconoscerne altri. Ok? Poi, sempre su questi dati, se noi andiamo a chiamare il modello 2, quello che avevamo allenato con un dataset un pochino più grande, ecco, qua vediamo che i risultati sono già migliori. Allora, con il 9 sembra aver risolto la maggior parte dei suoi problemi. Ora un po' ha qualche problema in più con questo 6 e con questo 5, vi dico io che è un 5 perché sfido anche voi a riconoscere quel numero. E se noi scorriamo i risultati un pochino più in basso, ecco qua, vedete? Comunque è andato bene. Questo sgorbio qua non ha saputo riconoscere che è un 3, questo 8 particolarmente seduto effettivamente non gli è piaciuto. E speriamo che il terzo modello faccia un po' meglio. Ok, ottimo. Vedete? Adesso il problema è rimasto con questo 2. Se scorro un pochino più in alto, ecco, vedo che il problema con questo 5 è rimasto, ma tutti gli altri sono stati indovinati. Ok? Allora, considerate che una rete neurale particolarmente profonda su tecniche un pochino più complesse di queste che vi ho illustrato qua, su questo dataset ha il 99,8% di accuratezza. Significa che sbaglia 2 numeri ogni 1000. Quindi, insomma, direi che è particolarmente capace. Ora, chiuderei qua per non un pochino troppo con il tempo e dare la possibilità se ci sono a domande. Grazie mille. Prego. Innanzitutto grazie per la chiarissima esposizione. Io l'avevo già conosciuta a Todi all'App Festival, dove credo che lei aveva un eccezionale sistema di riconoscimento degli stili dei quadri, giusto? Molte volte quando si parla di irraggiungibilità della singularity, quel momento in cui l'intelligenza artificiale supererà l'intelligenza umana, a volte mi dicono vabbè, ma ci sarà sempre bisogno di un programmatore per programmare le macchine, quindi non si perderanno i posti di lavoro perché si converteranno tutti in programmatori. Questa è una delle dimostrazioni che questa è una pia illusione.
riesco. Io penso che per come mi conoscono i miei studenti posso tranquillamente parlare senza Allora, la risposta è chiaramente non lo so. Probabilmente prima di quanto potremmo stimare, perché che cosa è successo nella maggior parte delle tecnologie? Che ogni volta che è stato fissato un traguardo entro una certa data, se quella tecnologia è stata realmente realizzata, in realtà è successo sempre prima di quanto ci si aspettasse. Poi non abbiamo ancora realizzato le macchine volanti, che io sappia. Quindi alcuni futuri che avevamo previsto non si sono realizzati, ma se ne sono realizzati tanti altri che non erano stati previsti, per esempio internet. Che cosa succede? E questo è chiaramente un problema, anche perché io avevo preparato un video, noi non avremo il tempo di vederlo, con alcune tecnologie, un po' di ritagli di tecnologie attuali che sono, anche se non attualmente in commercio, comunque molto presto vedremo per esempio una di queste anche nelle nostre cucine. Non lo so quale sarà il futuro, non lo posso prevedere. Quello che mi dispiace molto spesso quando sento parlare di tecnologia, di comportamenti, dice le macchine toglieranno il lavoro agli umani e tutti questo tipo di discorsi, io mi chiedo che adesso comunque sappiamo benissimo che è inarrestabile, perché tanto se una cosa non la faccio io, la farà comunque qualcun altro. E il fatto è che sono i nostri sistemi sociali, sono le nostre politiche che dovranno adeguarsi, perché chiaramente il progresso non si ferma. Togliamoci questa illusione e invece di pensare, come sono state proposte recentemente, a delle leggi che possano o limitare l'uso dei robot o mettere delle tasse, pensiamo a come utilizzare i robot per stare meglio tutti. Se i robot lavorano benissimo, lavoreremo di meno, a parità di stipendio chiaramente. Sarebbe bellissimo poter utilizzare la tecnologia per tutti e non soltanto a vantaggio di qualcuno. Questo è sempre lo spirito con cui lavorano i ricercatori in qualunque settore si lavorano, dalla medicina all'informatica alla letteratura. Questo è chiaro. Fare una stima? Mi dispiace, non sono in grado. No, mi sono sempre domandato quale sarà la scelta delle macchine di selezionare una risposta, la risposta più giusta sulla base di principi etici. L'etica è un concetto che forse non abbiamo nemmeno definito. E se siamo riusciti a definirlo, vediamo che è molto differente a seconda delle diverse culture, paesi, ce ne accorgiamo ogni giorno. Che scelta faranno le macchine? Volevo provare, ecco, questo funziona. Faranno la scelta per cui sono stati in un qualche modo programmati. Cioè, io adesso quando parlo di algoritmo, parlo di un algoritmo che ottimizza un qualche criterio. Per il momento è un criterio numerico. Banalmente a me in questo momento, visti i problemi che si risolvono, interessa l'accuratezza o qualche altra misura simile. Cioè, ovvero i casi in cui il sistema ha fatto, per esempio, la classificazione giusta rispetto a quella sbagliata. Quindi quella fase di training, di allenamento di cui abbiamo visto un piccolo esempio prima, è mirata a ottimizzare questo criterio. Nulla toglie che io in futuro sia in grado di utilizzare criteri differenti. Certo, se il criterio è giusto, la macchina sceglierà bene. Se il criterio è sbagliato, la macchina sceglierà male. Okay. Grazie. Allora, fortunatamente non sono d'accordo completamente con quello che è stato detto. Benissimo. Non da lei. Certo. Perché da una parte è vero che sono strumenti molto potenti, soprattutto per delle attività mentali diciamo un po' più di basso livello, e per questo certamente ci sarà una sostituzione del lavoro umano per certi tipi diciamo di funzioni diciamo di basso livello, no? Pensiamo alle cassiere o a altri lavori. Però è anche vero che questi sistemi per ora imparano senza capire.
cioè manca quella fase, diciamo così, diciamo di livello superiore che permette poi la decisione umana. Cioè, la decisione umana non è simulabile con sistemi di questo tipo, perché si può riconoscere, diciamo, in fondo è una regressione sofisticata, no? Sì. Ci sono dei dati e in un certo contesto, finché il mondo funziona con quei dati, si apprende in modo, diciamo, un po' meccanico, le cose funzionano bene. Quando il contesto si modifica, quei dati non vanno più bene, questi sistemi si possono certamente adattare, bisogna capire però che non capiscono. Cioè il limite, diciamo, di ordine superiore, per cui certe funzioni umane per cui non saranno mai sostituibili. Cioè da questi metodi, perché c'è un livello superiore a cui questi metodi ancora attualmente non possono arrivare per motivi strutturali. Allora, quindi io sto tranquillo ancora per qualche anno, poi però ci deve essere un salto, diciamo, non so, di una tecnologia che è ben diversa e non so se sta ancora pensata lontanamente. Allora, quello che ha detto è perfettamente giusto, nel senso, a questo livello, quello che abbiamo visto noi, c'è un salto di qualità che queste macchine non possono fare, cioè non capiscono quello che fanno. Allora, chiaramente potremmo stare ancora tranquilli se questo ci piace per qualche anno, ma probabilmente non tanti, perché una cosa che non ho potuto farvi vedere ora, un po' per il livello di complessità non adatto a questo tipo di conferenze, un po' per il tempo a disposizione, è che si stanno studiando dei nuovi modelli che invece di imparare a risolvere un problema in maniera, scusate il termine, stupida, come stanno facendo questi algoritmi qua, in realtà imparano degli algoritmi. Una società inglese molto recentemente, nel 2014, ha proposto un modello che si chiama Neural Turing Machine. Per chi di voi ha un pochino studiato informatica, dovrebbe sapere che la macchina di Turing, la Turing Machine, è il modello di calcolo che Alan Turing inventò negli anni 40, ok? Allora, negli anni 30, anzi. L'abbiamo visto anche tutti nel film, chi di noi ha visto il film su Alan Turing, adesso non ricordo il titolo, facevano vedere questo, lì facevano vedere anche una macchina, però l'invenzione importante di Turing era un modello di calcolo. Questo modello di calcolo praticamente prevede che ci sia una memoria e che ci sia una testina, chiamiamola così, che possa scrivere su questa memoria. Allora, questo modello introdotto nel 2014 da questa società inglese chiamata DeepMind, immediatamente acquistata da Google, e questa è la nota dolente della storia, praticamente impara un algoritmo. Per il momento algoritmi molto semplici, quelli che insegniamo alla prima lezione del corso di algoritmi, ovvero come ordinare un vettore, come fare la copia di un vettore. Un vettore per noi informatici è un insieme di numeri o di stringhe o di caratteri, ok? Quindi pensiamo al regolo delle scuole elementari con cui abbiamo imparato a contare, dividiamolo in tante caselline, in ognuna di quelle caselline c'è un numero o un carattere. La prima cosa che insegniamo a fare ai nostri studenti è: dato un insieme di un vettore con un insieme di dati non ordinati, di ordinarlo, ok? E ci sono vari algoritmi che possono essere risolti. Questo nuovo modello, che è un modello di rete neurale particolarmente complicato, anzi un modello più complesso perché la rete neurale la usa soltanto durante una fase di addestramento, è un modello di calcolo che utilizza delle memorie, appunto impara da tanti dati, ma non 10, 100, 1000 come abbiamo visto noi, ma da 100.000 e oltre, e impara l'algoritmo, ovvero non risolve un problema, ma viene allenato con una serie di dati, di problemi risolti, magari, non so, ordinando vettori di 10 posizioni o di 5 posizioni. Poi, una volta che il sistema è stato allenato, restituisce un, chiamiamolo, computer teorico che permette di ordinare vettori non più di 5-10 posizioni, ma magari di 20, 30 o 40. Ovvero, in quel caso noi diciamo che il sistema ha imparato l'algoritmo perché riesce a generalizzare rispetto allo specifico problema su cui è stato allenato su problemi di dimensioni più grandi.
Quindi, come dire, questo è un primo tentativo a seguito di questa, di, come dire, di questa scoperta, di questa pubblicazione del 2014. Questa società ha continuato a lavorare e ha sviluppato anche altri modelli. È uscito un articolo su Nature proprio l'anno scorso. E praticamente stanno realizzando appunto un modello di calcolo che imparano gli algoritmi. Quindi questo è il primo passo per raggiungere il livello di ordine immediatamente superiore, perché una volta costruito l'algoritmo io posso su quella classe di problemi generalizzare. Quindi staremo tranquilli per qualche anno, ma forse non tanti. Prego. Nell'esempio che abbiamo visto, sostanzialmente abbiamo allenato con una serie di immagini, di numeri, magari abbiamo preso da degli assegni e contemporaneamente gli abbiamo detto quali sono i valori reali. Se questo dato qui, per esempio il 2 che sta in alto è il classico 2 latino nostro, mentre il 2 è quello fatto un po' a paperetta, è tipico dei paesi anglosassoni. Mettiamo che una multinazionale ingenuamente abbia allenato alla scrittura dei numeri anglosassoni ed estendesse questo sistema ormai allenato a tutte le banche in tutto il mondo, chiaramente in Italia verrebbero fuori degli errori. In questo caso sarebbe semplice: prendo il set italiano, glielo do, impara ad utilizzare anche questo e risolviamo il problema. Ma se invece i dati erano sporchi, nel senso che proprio io gli avevo dato un 6 e invece l'operatrice ha fatto un errore di digitazione e ha scritto 5. Come faccio, una volta che ho allenato un sistema del genere, l'ho messo in produzione su scala mondiale, tutte le banche, tutte le filiali lo stanno utilizzando, come faccio a tornare indietro? Allora, nella frase che ha detto mi hanno colto due parole: una multinazionale ingenuamente, che tipicamente non vanno tanto d'accordo insieme. Tendenzialmente non si fa così, nel senso che questo problema esiste, perché la prima cosa di cui ci preoccupiamo, un'altra cosa che non ho potuto farvi vedere, è che prima di tutto questo processo c'è tutta la fase di pre-processing, appunto, ovvero tutta quella fase in cui avviene una ripulitura dei dati, delle validazioni sul dataset. Cioè un sistema del genere, prima di entrare in produzione, viene testato 1000 volte con 1000 dataset diversi in 1000 situazioni differenti. Penso che nessuno che opererebbe in maniera sensata nell'ambito del machine learning o che è capace di realizzare un sistema di questo tipo, non viene proprio in mente di metterlo in produzione senza averlo ritestato 1000 volte con i dati su cui quel sistema dovrà effettivamente funzionare. Per esempio, i sistemi vengono anche ricontrollati nel corso del tempo. Uno degli ultimi lavori che ho fatto con una mia studentessa proprio nell'ultima sessione di laurea, avevamo preso un sistema realizzato da altri ricercatori di classificazione per definire se un account di Twitter era un fake account, un account fasullo utilizzati per fare pubblicità, oppure un account genuino, ovvero di una persona reale. Questi ricercatori l'avevano fatto 3 anni fa circa con dei modelli supervisionati, allenati in questo modo, come abbiamo visto anche per esempio con le reti neurali, e noi abbiamo dimostrato che quei sistemi allenati 3 anni fa, se li dovessimo utilizzare ora, per esempio, sbagliano. Quindi comunque il processo di verifica del modello è continuo anche nel corso del tempo, perché le cose, appunto, il mondo è dinamico, le cose cambiano. Quindi spero di aver risposto. Prego. Il 5 è stato Può essere semplicemente un caso, perché magari il 5 che era nel set di dati con cui il primo modello è stato allenato, magari per puro caso assomigliava proprio quel 5 là. Me lo sono chiesto anch'io comunque, effettivamente, perché il numero più brutto, il modello più semplice l'ha riconosciuto, e mentre quelli più complicati no, probabilmente per pura casualità, perché, come dire, il fattore fortuna o sfortuna è sempre in agguato su questi sistemi. Probabilmente quel modello aveva un 5 che assomigliava a questo.
Questa è la spiegazione che riesco a dare io. Un'altra spiegazione più esatta non la posso dare, perché appunto non so come funziona la macchina dentro, a parte i calcoli che fa. Ok? Benissimo, allora io vi ringrazio, mi scuso per essermi dilungato un pochino troppo rispetto all'orario del programma e vi ringrazio tantissimo. Grazie.